Ciao a tutte e benvenute su Elsa Serie TV. Oggi ho delle incredibili anticipazioni spagnole della Promessa che vedremo in Italia all'inizio del prossimo anno. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità. Cominciamo subito. Arrivano notizie dal fronte alla Promessa. Manuel scrive ai suoi genitori, riuscendo a risollevare gli animi della famiglia, ma parallelamente invia una lettera con parole molto diverse a Hannah. L'umiliazione inflitta dal marchese a Petra davanti ai suoi colleghi fa sì che la governante stia attraversando il suo peggior momento. Tutti glielo ricordano e lo usano contro di lei, tranne Santos che, come sempre, è il suo unico alleato. Santos ha buone notizie per lei. Ha scoperto che Lope si sta nascondendo dai suoi compagni. Il lacchè è al corrente di tutto ciò che è accaduto e non esita a utilizzare queste informazioni affinché Petra abbia argomenti solidi. Nel frattempo, fortunatamente, Lope si è ripreso e ringrazia tutti per le loro attenzioni, ma soprattutto Vera, con cui sembra avere un nuovo avvicinamento. D'altra parte, il medico del villaggio ha già i risultati degli esami effettuati sul conte di Ayala e li comunica a tutti con una diagnosi che non lascerà indifferente nessuno. Dopo questo, Ayala è deciso a far sì che Margarita abbandoni la Promessa, ma lei cerca qualsiasi scusa per restare, avendo molto chiari i suoi piani e ritenendo che non sia ancora giunto il momento di andarsene. Adriano e Catalina tornano a essere in sintonia. Il ragazzo ne approfitta per lasciarle cadere un altro dei suoi consigli, ma questa volta sembrano provenire dal cuore e non imposti da altre persone. Maria Antonia commette l'imprudenza di raccontare al capitano Lorenzo che sta lasciando la Promessa per ordine di Alonso. Così il capitano si affretta a chiedere spiegazioni al marchese. Tuttavia, quando Maria Antonia sta per varcare la soglia del palazzo, è la marchesa Cruz che la scopre e le chiede di restare, poiché ha bisogno di lei al suo fianco in questi momenti difficili. Al fronte, Curro, Manuel e José Juan si dedicano a prendersi cura di Paco, il cui stato peggiora di momento in momento dopo essere stato colpito da un proiettile. Contemporaneamente, al palazzo, la signorina Martina nega di avere a che fare con l'avvelenamento del conte di Ayala, ma sua madre Margarita non può evitare di sospettare di lei dopo tutto ciò che è successo in passato tra sua figlia e il conte. Ignari del dramma che si sta vivendo al palazzo, Catalina e Adriano, nell'hangar, avanzano passo dopo passo nella loro speciale amicizia. Nel frattempo, Lope decide di tornare alle sue cattive compagnie dopo essersi ripreso dal pestaggio, ma Romulo lo scopre e gli impedisce di lasciare il palazzo. Il maggiordomo riesce a controllare Lope per impedirgli di tornare alle vecchie abitudini, anche se il suo metodo è un po' radicale. Inoltre, Virtudes decide di fare pace con sua madre e lottare per recuperare suo figlio Adolfito. La figlia di Simona è entusiasta all'idea di poter riabbracciare il bambino, ora che ha ristabilito il rapporto con la madre. Petra inizia a sospettare che Ana e Romulo stiano tramando qualcosa, ma non sa di cosa si tratti. Dal fronte, Curro decide di scrivere una lettera molto appassionata a Martina, mentre Adriano non sa come ringraziare Catalina per averlo aiutato a estinguere il suo prestito con la banca dopo aver venduto la collana che un tempo gli aveva regalato Pelayo. Nel frattempo, Maria Antonia riesce finalmente a restare alla Promessa contro i desideri del marchese che, suo malgrado, continua a sentire un'irrefrenabile attrazione verso di lei, nonostante sia l'amica di sua moglie. I sospetti di Margarita Lopis sul coinvolgimento di sua figlia Martina in ciò che è accaduto al conte di Ayala non smettono di aumentare ed è decisa a scoprire la verità. Chiede aiuto a Maria Fernandez per perquisire la stanza di Martina in cerca di prove. Lì trovano un flacone vuoto di cicuta. Chi lo avrà messo? La notizia si diffonde come un incendio in tutto il palazzo. Anche se la giovane continua a negare ogni accusa, il conte di Ayala non le crede e intende prendere provvedimenti il prima possibile nei suoi confronti per aver tentato di ucciderlo. Nel servizio, tutti difendono l'innocenza della signorina Martina e la cuoca Simona si reca immediatamente all'hangar per raccontare ciò che è successo a Catalina e chiederle di tornare al palazzo per aiutare sua cugina. Lope nel frattempo si sveglia dopo il colpo inferto da Romulo e quando va a chiedere scusa al maggiordomo, questi gli dice qualcosa che lo lascia attonito. Per quanto riguarda Virtudes,
La giovane entra nel panico quando si rende conto che non saprebbe come prendersi cura di suo figlio Adolfito, di cui non si è mai occupata. Tuttavia, Simona e Candela le offrono tutto il loro sostegno. Sempre al fronte, Curro e Manuel vengono sorpresi da un'esplosione e non si sa nulla sulle loro condizioni. Il conte di Ayala continua ostinato a credere che Martina abbia tentato di avvelenarlo e prende una decisione che influenzerà il futuro della nipote dei Marchesi. Mentre assume questa decisione, la sua salute sembra peggiorare. Nel frattempo, il carattere di Petra si inasprisce sempre di più e minaccia di smuovere cielo e terra per licenziare il cuoco Lope dopo un nuovo incidente. Nonostante abbia saldato i debiti grazie a Romulo, Lope sembra continuare a essere piuttosto scombussolato. Inoltre, la governante non lascia in pace Hannah Esposito a causa delle sue misteriose uscite notturne e del suo comportamento un po' strano. Si verifica un forte scontro tra loro, in cui Riccardo Pellicer è costretto a intervenire. Alla fine, tanta sorveglianza da parte di Petra sulla domestica dà i suoi frutti. La sorprende in cucina mentre prepara un fagotto di cibo prima di uscire dal palazzo. Candela inizia le pratiche per restituire il figlio a Virtudes. Nel frattempo, il ritorno di Catalina al palazzo solleva polveroni, come era prevedibile. Cruz ricorre a sarcasmo e arroganza e la situazione si scalda al punto che Alonso è costretto a intervenire. Il marchese intanto continua a evitare Maria Antonia, mentre Cruz racconta alla sua amica che non ne può più di Catalina, nonostante sia rientrata per aiutare sua cugina indagando su ciò che è successo prima che fosse trovato il veleno nella sua stanza. Tuttavia, non sembra scoprire nulla finché non le suggeriscono di parlare con Petra. Lope si scusa con Vera, che però continua a subire pressioni e molestie da Santos. Virtudes parte alla ricerca di suo figlio Adolfito. Petra sente che tutti le nascondono qualcosa e si confronta con il maggiordomo Romulo, mentre Hannah va a visitare Pia nella grotta dove è nascosta, il cui stato sembra sempre più critico. Nel frattempo, tutti cercano di convincere Ayala a non denunciare la signorina Martina alla Guardia Civile e così lui prende una decisione del tutto sorprendente. L'ultimatum del conte di Ayala provoca uno scisma in tutta la promessa, poiché vuole che Martina vada in carcere o in sanatorio. Il futuro della giovane è molto cupo. Catalina continua a indagare per cercare di aiutare sua cugina e ora vuole scoprire di più sull'avvelenamento del conte, e sarà Petra a metterla sulla buona strada. Cruz intanto prende con decisione le difese di sua nipote e minaccia seriamente il suo amico, il conte di Ayala. Vera e Lopez sono sempre più vicini e Santos ne è testimone, decidendo di portare la situazione con la domestica a livelli totalmente ripugnanti e macabri. A questo punto il cuoco si scontra con Santos per proteggere Vera da una nuova aggressione. Riccardo interviene, ma nonostante ciò, Lope informa il maggiordomo Romulo dell'atteggiamento abusivo che Santos sta avendo nei confronti di Vera. Nelle cucine, Simona è stanca di aspettare che sua figlia Virtudes ritorni con Adolfito e, avendo un brutto presentimento, decide di andare a cercarla, senza sapere che la ragazza sta per arrivare, ma senza suo figlio, poiché i suoi suoceri le chiedono una garanzia di solvibilità economica per restituirglielo. Il capitano Lorenzo aiuta Maria Antonia a rimanere da sola con il marchese Alonso. Dopo un nuovo bacio tra i due, il marchese torna a chiarire l'impossibilità che ci sia qualcosa tra loro. Pentito di questo impulso, Alonso tenta di riavvicinarsi a sua moglie con poco successo. La signorina Catalina non è riuscita a superare il suo ultimo scontro con la marchesa e si è ritirata nuovamente all'hangar. Inoltre, Margarita Lopis non può evitare i rimorsi per aver sospettato di sua figlia e perquisito la sua stanza. Per questo è disposta a qualsiasi cosa pur di impedire che Ayala faccia ricoverare Martina in una casa di cura. Petra non cessa nel suo accanimento verso Ana, la tiene d'occhio perché sa che nasconde qualcosa. La frustrazione di Cruz per le notizie dalla guerra non cessa. Sembra che la marchesa non si riprenda e si scaglia contro tutti coloro che incontra. La marchesa si scontra anche con Adriano, il che fa comprendere al giovane perché Catalina pensa ciò che pensa riguardo alla sua matrigna. L'avvicinamento tra Catalina e Adriano, quindi, andrà molto oltre. D'altra parte, le cuoche Candela e Simona sono un po' stordite nel vedere le esorbitanti richieste dei suoceri di Virtudes e iniziano a diffidare delle loro intenzioni.
Vera sembra aver raggiunto il limite con Santos. Per questo Lope cerca di avvicinarsi a lei per offrirle il suo aiuto, ma la giovane rifiuta. Gregorio torna al palazzo e si incontra con Petra. Vedremo con quali intenzioni lo fa e se Petra alla fine gli rivelerà che Dieguito è vivo. Infine, il conte di Ayala avrà la meglio e la signorina Martina si troverà rinchiusa in un manicomio. Grazie per aver guardato il video fino a qui. Se ti è piaciuto, lasciami un like e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti nessuna novità.